Ecco, con grande piacere, come opera del Duomo, abbiamo organizzato questa giornata. È una giornata in cui vogliamo ringraziare il Ministero dei Beni Culturali innanzitutto per il lavoro che ha saputo svolgere qui ad Orvieto e il lavoro in particolare che ha svolto sul nostro Duomo. Io lascio immediatamente la parola al Presidente dell'Opera del Duomo, Francesco Venturi. Grazie e un saluto iniziale a nome dell'Opera del Duomo, già fatto dal consigliere il professor Giuseppe Della Fina, per questo evento che peraltro vede un numero incredibile di partecipanti. Non ci aspettavamo per la giornata di venerdì mattina tutta questa affluenza. Ci scusiamo per coloro che sono rimasti dietro, che non hanno trovato posto, ma indubbiamente è un evento di notevole richiamo. E saluto anzitutto a nome dell'Opera del Duomo tutti coloro che sono intervenuti, le autorità, indubbiamente il sottosegretario del Ministero dei Beni Culturali, l'onorevole Ilaria Borletti Buitoni, che spesso è qui con noi nella presentazione dei vari eventi che l'Opera del Duomo riesce a portare a compimento, a Sua Eccellenza il prefetto di Terni e la dottoressa Angela Pagliuca di nuova nomina, e abbiamo avuto occasione di conoscerla proprio in questi giorni qui ad Orvieto, e poi a tutte quante le autorità civili militari. Chiaramente un saluto, e questo devo farlo, al nostro vescovo, Sua Eccellenza Benedetto Tuzia, e indubbiamente a tutti coloro che hanno voluto essere presenti a questa presentazione. Presentazione di che cosa? Del compimento del lavoro di restauro, recupero e consolidamento dei mosaici della cuspide centrale del Duomo di Orvieto. Come sapete, l'Opera del Duomo, che è tenuta alla conservazione, sorveglianza e conservazione del monumento della cattedrale, ogni anno, anzi con cadenza semestrale, provvede ad effettuare dei controlli su tutta la facciata del Duomo. Ebbene, un anno fa, poco più di un anno fa, ci si accorse con dei sopralluoghi effettuati con un braccio meccanico che parte dei mosaici della cuspide centrale avevano subito degli ulteriori distacchi rispetto alle parti che erano state già consolidate e restaurate nell'ultimo intervento effettuato nei primi anni 2000. E comunicammo subito il problema alla sovrintendenza, che con grande piacere nostro indubbiamente si è messa subito a disposizione per intervenire. Chiaramente era un intervento di somma urgenza e quindi necessitava un pronto intervento per evitare che poi questi distacchi o queste mancanze o queste lacune poi provocassero dei danni più evidenti e più gravi. E la sovrintendenza indubbiamente ha lavorato molto bene da un punto di vista amministrativo, perché è riuscita subito a trovare un finanziamento, seppur limitato in base al quanto lo Stato poi poteva erogare, ma sufficiente comunque per intervenire prontamente. E con quell'intervento sono partiti subito i lavori, e devo dire che sono stati rispettati, contrariamente a quello che accade nel nostro paese, in Italia, i tempi sia per l'inizio dei lavori stessi sia nel rispetto dei tempi dettati per il compimento. E qui indubbiamente rispetto alle notizie iniziali c'è solo da rallegrarsi e da ringraziare la sovrintendenza e la direzione regionale, indubbiamente la segreteria regionale del Ministero dei Beni Culturali, perché il periodo di inizio dei lavori è stato scelto ottimamente, in quanto non potevano essere fatti nel periodo invernale, autunnale invernale, viste le temperature e il tempo chiaramente ovviamente inclemente, e visto anche che il periodo primaverile è quello di maggiore affluenza turistica e ricco di eventi ad Orvieto, per cui aver iniziato i lavori a fine luglio, primi di agosto, e soprattutto averli portati a compimento in un tempo ragionevolmente breve, poco più di 4 mesi, rispettando le indicazioni e le richieste che avevamo dato noi come Opera del Duomo, in anticipo peraltro alla data di fine lavori che era stata indicata anche sul pannello
di comunicazione dei lavori, aprile 2016. Bene, i lavori sono stati portati a compimento a fine novembre, il ponteggio è stato smontato i primi di dicembre, quindi in 4 mesi è stata completata l'opera. Indubbiamente, da quello che noi abbiamo potuto poi vedere visitando il cantiere, il lavoro è stato fatto ottimamente, chiaramente non siamo esperti, ma si nota così anche a vista d'occhio, e massimo rispetto del monumento da parte di chi ha operato, alla ditta, alle restauratrici, alla sovrintendenza, e soprattutto, ripeto, contenimento dei costi e dei tempi per l'intervento. Potrebbe essere un esempio per tutti quei cantieri che in Italia operano sui monumenti e sui beni culturali, un esempio da prendere per tutti coloro che operano nel settore. Quindi il ringraziamento non può che essere totale. Oggi andremo a sentire tutta una serie di interventi che ci diranno, ci esporranno come sono stati realizzati questi interventi, e quindi mi limito qui per non tediare oltre il pubblico presente. Solo un'ultima annotazione, perché poi in realtà i cittadini di Orvieto, così come la maggior parte di noi, non sanno, anche io ne sono venuto a conoscenza, è che in realtà noi, la nostra mente ricorda solamente gli ultimi restauri effettuati, quindi quello recente, quello dei primi anni 2000, però visitando il cantiere proprio sulla cuspide ci si accorge come gli interventi sulla cuspide centrale si sono ripetuti e si sono verificati con cadenza trentennale, ventennale, cinquantennale, quindi non con un passaggio di tempo di secoli e secoli, ma ogni 20 o 30 anni la cuspide centrale ha necessitato di interventi per la sua indubbiamente posizione, collocata a 54-56 metri di altezza, esposta alle intemperie, eccetera. E sulla cuspide, poi vedrete anche il filmato, sulla base della cuspide vengono riportate addirittura tutte i vari nominativi delle ditte che sono intervenute nel corso dei decenni. Quindi è un intervento costante di manutenzione che viene effettuato, e come si dice, come motto è l'opera del Duomo, che ripetutamente interviene per conservare il monumento, che indubbiamente necessita di interventi non saltuari, ma ripetitivi, appunto perché il monumento così importante, così ricco di storia, cultura ed arte, necessita di interventi costanti, ripetitivi, non secolari ma decennali. Ringrazio pertanto tutti quanti, tutti coloro che sono intervenuti oggi, coloro che hanno potuto portare a compimento quest'opera, e a questo punto passerei la parola a Sua Eccellenza il Vescovo per un suo saluto introduttivo. Grazie. Anche da parte mia un saluto e anche un ringraziamento. Come vedete è molto bello quello che mi ha colpito, questa corale presenza. Forse rispecchia quella che è la realtà del Duomo. Spesso si sente dire: ma a chi appartiene al Duomo? Chi è proprietario del Duomo? Nessuno, e pertanto siamo proprietari tutti. E questo avviene anche in ogni opera d'arte. Quando un'opera d'arte è di chi la commissiona, di chi la realizza, ma nel momento stesso in cui viene alla luce, direi che tutti diventa proprietà comune, tutti siamo proprietari, ed è bello questa attenzione e anche questa partecipazione. Fino a ieri si può dire che era molto in voga la gara a creare, a costruire, oggi forse un po' di meno, oggi c'è un'altra gara altrettanto importante, che è quella di direi recuperare, di conservare. Anche già il presidente dell'Opera del Duomo ne accennava così a questo delicato anche impegno, servizio cui siamo chiamati. E questo è proprio un momento di conservazione e di recupero. E io direi recuperare, oltre la solidità strutturale, oltre la cromia, sì, ecco, recuperare soprattutto i sentimenti che hanno ispirato quell'opera d'arte. Cioè, noi possiamo soprattutto renderci partecipi di quei sentimenti, che sono i sentimenti dell'amore, della bellezza, sono i sentimenti anche della fede, perché ricordiamoci che è figlia e frutto questa cattedrale di una grande fede.
Ed allora potremmo dire che il vero restauro comincia proprio nel momento in cui ci vengono consegnati i lavori. È il restauro proprio in noi di quell'amore, di quell'attenzione, di quella delicatezza, di sguardo di delicatezza nei confronti di questa quest'arte di cui noi forse non abbiamo fatto nulla, non è che abbiamo partecipato in qualche modo per averla, ma ce la ritroviamo come patrimonio semplicemente perché altri, mossi da una fede e da un amore per la bellezza, ci hanno dato questo consegnato, questo prodotto che ecco a noi è dovere, è compito di mantenerlo nel migliore dei modi. Quindi grazie anche della vostra partecipazione. Anche da parte mia un saluto, da parte dell'amministrazione comunale, da parte del sindaco Germani che oggi si trova impegnato a Bruxelles, da parte dell'assessore alla cultura. Mi unisco anche io ai ringraziamenti, ringrazio prima di tutto il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, oggi rappresentato dall'onorevole Ilaria Borletti Buitoni, che ringrazio e a cui do il benvenuto nella nostra città. Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto, Sua Eccellenza il Vescovo, ringrazio la Soprintendenza delle Belle Arti e ovviamente l'Opera del Duomo, tutte le autorità civili e militari oggi presenti. L'attenzione che regolarmente viene riposta da parte della fabbriceria a quello che è il gioiello più prezioso, vorrei dire non solo della città di Orvieto, ma vorrei dire proprio dell'Italia, forse anche spingendomi oltre del mondo, ha fatto sì che potessero essere portate in evidenza alcune criticità legate appunto al distacco di alcune tessere di questi mosaici della facciata del Duomo. Questo ha consentito appunto un intervento tempestivo da parte della soprintendenza e per questo la voglio ringraziare, come voglio ringraziare anche le singole persone, proprio le restauratrici, i restauratori che materialmente no, hanno provveduto a svolgere questo preziosissimo lavoro. Quello che volevo mettere in evidenza è diciamo un momento, come dire, un esempio virtuoso che si è venuto a creare di collaborazione, di cooperazione tra quelli che sono gli enti locali, il Ministero, la Soprintendenza, no? Una sorta di unione delle forze che credo che sia stato poi il successo dell'intera operazione. Quindi io ringrazio di nuovo tutti e buona giornata. Dal mio punto di vista sicuramente questo è stato un intervento di eccellenza, ma ce ne sono stati tanti altri. Il Ministero è molto presente, è molto sensibile a tutte le necessità di restauro, di manutenzione, di monitoraggio sullo sterminato enorme patrimonio artistico dell'Umbria, con l'unico rammarico che purtroppo spesso le risorse non bastano a coprire tutte le necessità. Ma nel corso di tutti questi interventi non si può non far emergere anche le grandi professionalità di cui il Ministero è ricco e di cui forse bisogna continuare a ricordarsi in un momento in cui lo stesso Ministero, travolto un po' da una serie di riforme a volte molto veloci che dobbiamo imparare diciamo a digerire, ad assimilare noi stessi, però credo che si possa dire che si riesce ad andare avanti proprio per le professionalità di cui il Ministero è ricco, dagli architetti agli storici dell'arte, ai restauratori, al personale amministrativo. È una macchina che funziona un po' come un grande concerto. Se tutti fanno la loro parte si hanno i risultati che oggi abbiamo visto. E questo penso che come... così funzionario del Ministero dei Beni Culturali si possa andare veramente fieri. Si accennava prima al fatto che il Duomo è stato oggetto di una infinita serie di manutenzioni e restauri nel corso del tempo e vi vorrei invitare ad andare a vedere la pagina web della Soprintendenza per le Belle Arti, che ha dedicato un settore proprio ai restauri del cantiere, documentando quest'ultimo restauro, ma utilizzando anche una serie di bellissime immagini tratte dall'archivio fotografico della Soprintendenza. Archivio fotografico che è veramente un tesoro enorme, tutto da valorizzare, da studiare, proprio perché documenta un'attività che è avvenuta nel corso degli anni, con fotografie che hanno oggi un fascino tutto particolare perché sono in bianco e nero e si vede come si arrivava a queste grandi strutture quando non esistevano i bracci meccanici o d'altro.
Un'ultima parola la vorrei dire anche sulle restauratrici, perché che ho conosciuto in alcune occasioni, abbiamo avuto dei momenti di incontro, che si caratterizzano, posso dirlo, proprio per questa grandissima passione ed entusiasmo, e soprattutto siete tanto giovani, e questo penso che sia una bella speranza per il nostro paese, cioè pensare che ci siano tante professionalità che sapranno continuare il lavoro che la mia generazione, quella insomma dei miei coetanei, pian piano deve lasciare per raggiunti limiti di età, e quindi vedervi voi così giovani e così entusiaste, so che avete guidato anche delle visite guidate sui ponteggi, mi dispiace non aver usufruito di questa opportunità, e quindi a voi va veramente tutto il mio augurio anche per il futuro. Ovviamente un ringraziamento a tutti coloro che poi l'opera del Duomo per primo conservano così attentamente e sorvegliano, perché il Ministero può fare la sua parte, ma la può fare laddove si trova altri soggetti che sappiano interloquire in un rapporto di collaborazione continua, di confronto e soprattutto mettendo ciascuno le proprie competenze e le proprie possibilità di azione. Oggi è una giornata, se posso dire, di festa, perché si festeggiano tante cose. Prima di tutto si festeggia un monumento straordinario. Adesso rubo le citazioni del professor Della Fina su come Brandi descriveva il Duomo d'Orvieto, quest'arte caduta su Orvieto, quest'arte senese che in questo monumento trova la sua somma. E quindi oggi celebriamo questo monumento, che è veramente tra i più belli del mondo. Celebriamo un percorso, che è un percorso che purtroppo il nostro Ministero, per mancanza di risorse, negli ultimi 14 anni aveva abbandonato, che è quello della manutenzione ordinaria. È quella che noi facciamo nelle nostre case quando si vede una crepa e si interviene prima che la crepa faccia venire giù un soffitto. Ecco, la manutenzione ordinaria è la chiave attraverso la quale questo immenso, come ha detto giustamente la nostra segretaria regionale Montevecchi prima, questo immenso patrimonio può essere mantenuto. Ecco, si celebra un metodo, qui si è intervenuti nel momento in cui si è visto che era necessario intervenire, senza aspettare che poi il tempo facesse peggio a questo straordinario monumento. E quindi si celebra un metodo che oggi sarà di nuovo un pochino più possibile grazie a un'inversione di tendenza che questo Ministero ha certamente stabilito, e cioè quella di maggiori fondi per la manutenzione del patrimonio culturale. Non sono ancora abbastanza, ma è un passo, perché, ripeto, sono passati 14 anni in cui i fondi del Ministero dei Beni Culturali era stato tagliato di circa il 40%. C'è poi anche l'art bonus che permette il ricorso a risorse private, quindi diciamo che si ritornerà a fare quello per cui il nostro Ministero è nato, che è conservare un patrimonio pubblico, rispondendo a quello che è poi un dettato della Costituzione che affida a questo Ministero il fatto di farlo. Si celebra un rapporto tra istituzioni, è vero che questo restauro è stato fatto dal nostro Ministero, è stato sostenuto dal nostro Ministero, ma naturalmente la collaborazione con chi è il custode di questo Duomo, cioè l'opera del Duomo, è stata costante e continua, quindi si celebra un rapporto con le istituzioni di apertura e di collaborazione, e anche questo è un metodo importante da seguire sempre. Troppe volte le istituzioni che non si parlano, che non dialogano, provocano poi che cosa? Dei ritardi, e qui non ci sono stati, degli obiettivi magari non raggiunti, e qui non ci sono stati. E infine si celebra, e questo è importante dirlo, anche se è già stato ricordato prima, l'eccellenza nel restauro. Guardate, il restauro italiano è considerato nel mondo una delle grandi eccellenze. Io questo lo posso dire perché spessissimo ricevo al Ministero delegazioni straniere che vengono dalle parti più disparate del mondo a chiedere che noi si intervenga in Perù, in Cina, in Iran recentemente. Il restauro italiano è considerato un'eccellenza assoluta, di cui dobbiamo essere tutti fieri, non sempre ritenerlo un ambito secondario.
fieri perché così siamo maestri, lo dico con la M maiuscola. Quindi, di nuovo, oggi ricordiamo la capacità, la professionalità, l'impegno dei restauratori italiani, la loro competenza e la loro cultura, perché guardate che non si può restaurare nulla se non c'è sotto una preparazione culturale che sia adeguata senza fare dei disastri, se questa non c'è. Sull'età delle giovani restauratrici è già stato detto, questo è un ponte verso il futuro. Per cui, insomma, molto spesso noi siamo abituati in Italia a parlare di noi stessi con una certa impietosità, dicendo solo le cose che non funzionano. Il Duomo di Orvieto ha oggi scritto una pagina bellissima che siamo qui tutti insieme a celebrare, appunto, con una larga rappresentanza della cittadinanza di Orvieto. Orvieto è una città che nel panorama turistico italiano occupa un posto primario e quindi oggi c'è una ragione in più per guardare anche a questo percorso, che è quello della valorizzazione del patrimonio culturale, con ottimismo e con fiducia. Grazie. Volevo proprio fare riprendere uno spunto appunto del sottosegretario, ed è questa frase di Cesare Brandi. Cesare Brandi è una figura di intellettuale particolare nel panorama italiano. Era uno storico dell'arte, era un critico d'arte, era uno storico, potremmo dire, del restauro, e un teorico del restauro, era anche un notevole scrittore. E proprio in Terre d'Italia, un suo volume dove raccoglie una serie di viaggi fatti nel nostro paese, c'è un'immagine del nostro Duomo, che credo che possa costituire il filo conduttore della nostra giornata. Brandi scriveva: Orvieto, tra l'altro Cesare Brandi era nato a Siena, e questo collegamento tra la nostra città e Siena è stato storicamente, attraverso il Duomo, strettissimo fino a questo critico d'arte, a questo scrittore che parla del nostro Duomo. Un percorso che ovviamente possiamo far iniziare con Lorenzo Maitani. Orvieto, dove l'arte senese posò il Duomo più bello d'Italia, quella facciata immensa e minuta, come in una miniatura scolpita, come una pagina che non si può voltare, e la guardi senza fine, e qualcosa ti si scioglie dentro, in silenzio, come una comunione. Bene, noi oggi proveremo a sfogliare questa pagina. Facciamo un piccolo passo indietro, ovvero il mio intervento cercherà di inquadrare la problematica dei restauri della facciata del Duomo dal punto di vista storico e capire come si sono succedute nel tempo le vicende che riguardano la costruzione dei mosaici. Non so se l'immagine sia già partita, possiamo andare alla prima slide. Oh, quello che vedete è la facciata del Duomo che è stata spezzettata secondo le fasi costruttive che partono dalla fine del 200, dal 1290 al momento della posa della prima pietra, ai primi anni del 600 quando vengono completate le cuglie laterali alti. In particolare quello che ci interessa qua è vedere il frontespizio centrale alto. Non so se puoi fare con il mouse, diciamo, quello che ha interessato il mosaico, che è stato eretto, costruito dal 1513 al 1532 da due architetti, diciamo, di fama. Il primo era Michele San Micheli, meglio conosciuto come architetto di Verona, ma in realtà si forma a Roma, lavora per un periodo ad Orvieto, circa dal 1505 al 1515, poi dopodiché va a fare la sua carriera di architetto tra Verona e Venezia, e viene completata nel 1532 da Ippolito Scalza, che è un notissimo, diciamo, un architetto orvietano che ha lavorato molto al Duomo, ha fatto molte delle statue della facciata, le statue degli interni, insomma, eccetera.
Quella che vedete qua elencata sono una serie di lavorazioni che hanno tratti naturalmente da documenti di archivio, i documenti che sono conservati all'archivio dell'Opera del Duomo, e raccontano un po' le vicende principali dei mosaici. Quindi si parte dal 1532, quando viene completata la costruzione del frontespizio. Si hanno notizie di alcuni restauri da parte nel 1551, ma si commissiona un disegno a Giovanni Bruni, che era un pittore senese, accademico del disegno, che insegnava anche all'Accademia di Siena. Giovanni Bruni fa il cartone per l'incoronazione della Vergine, quello che vediamo attualmente tratto da un dipinto da Sano di Pietro. Marzo 2014 gli operai dell'Opera del Duomo ci segnalano che avevano trovato delle tessere cadute e in occasione di una pulizia effettuata sulla facciata avevano visto che c'erano grossi distacchi. Si interviene subito dopo, nel aprile del 2014, con un pronto intervento piccolissimo di un giorno, fatto in collaborazione tra la Soprintendenza e l'Opera del Duomo. L'Opera del Duomo ha fornito il braccio elevatore e la piattaforma per arrivare a quell'altezza e la Soprintendenza, diciamo, ha messo le restauratrici. Segnalate tra l'altro, a quel momento non sapevamo che pesci prendere quindi abbiamo chiamato l'ICR e ha detto segnalateci qualcuno che sia in grado di fare questo intervento in un giorno di lavoro, e poi considerando che era una certa altezza. Tutta una serie di persone si sono un po' defilate, sapendo che dovevano lavorare a 50 metri su un braccio, insomma, che si muoveva, e però alla fine abbiamo trovato le persone giuste per operare. Da questo intervento di una sola giornata è stato messo in sicurezza, poi magari negli interventi successivi ci saranno alcune immagini di questo intervento. E dalla messa in sicurezza è stata fatta anche una ricognizione un po' affrettata, ma non troppo, su tutto il mosaico, e quindi ci si è resi conti che c'erano delle vistose problematiche. Circa il 30-40% del mosaico era distaccato e minacciava caduta da un momento all'altro. Questi non sono dati inventati, ma sono i dati che riguardano il Duomo e sono desunti dalla documentazione sui restauri e su tutti gli interventi conservati nell'archivio dell'Opera del Duomo. Come dire, è materia di studio sul campo. Io però a questo punto volevo ringraziare gli operai dell'Opera del Duomo, che non ci sono qui, penso, questa mattina, ma che sono quelli che in questo momento stanno girando dentro il Duomo, nei sotterranei, sulle coperture, dentro le torri, a fare piccole e grandi manutenzioni, dalle pulizie alle piccole riparazioni, eccetera. E questi operai sono Roberto, Silvano e Pancrazio. Io li cito per nome perché li conosco per nome, ormai ci si vede, ci si sente, se c'è un problema chiamo loro chiamano me, insomma, quindi è una collaborazione proficua. Naturalmente anche l'altro personale dell'Opera del Duomo, senza i quali questo intervento avrebbe presentato molti più problemi di quelli che abbiamo avuto, quindi il segretario dell'Opera, che è Pino Merilli, e Alessandra Cannistrà e Laura Andreani, che sono che si occupano sia dell'archivio e sia della parte storico-artistica delle collezioni del Duomo, su cui ci si confronta pressoché quotidianamente. Finora avete visto alcuni dei protagonisti di questa impresa, ma ce ne sono state altre. Uso il femminile perché effettivamente l'equipe di restauratrici che hanno lavorato sul Duomo sono tutte giovani e donne, e questo credo che sia davvero un fatto da mettere in evidenza. E allora abbiamo Martina Pavan, che è lei, Giulia Pompa, che sono le responsabili della società, e poi abbiamo Samantha Ezeiza, Valentina Giovanardi, Laura Lanaro, Katia Marcotulli, Ursula Strugola e Diana Venturini. Insieme con loro hanno lavorato i responsabili dello studio Ingenium, quindi gli ingegneri Elena Crespi e Roberto Lorenzotti, che sono stati responsabili per la sicurezza. Vi prego davvero un applauso per tutti loro, perché... Sì. Come anticipato
dell'architetto Damiani, abbiamo visto come gli apparati decorativi della facciata del Duomo di Orvieto sono stati oggetto di numerosi interventi di manutenzione, di restauro e di rifacimento nel corso dei secoli. Questo imponente monumento si presenta infatti perennemente esposto agli agenti atmosferici, abbiamo visto, e in particolare il timpano, il mosaico del timpano. Esso infatti è ancorato ad una cuspide che si erge, abbiamo visto, a più di 50 metri di quota e che ha appunto una struttura a vela, come abbiamo sentito nel video. In questa immagine vediamo, possiamo vedere da vicino il retro della cuspide, che è appunto sollecitata perennemente dalle forti escursioni termiche, dal dilavamento delle piogge e dall'azione dei venti. Queste condizioni ambientali a lungo andare provocano chiaramente il rapido innescarsi di diversi processi di degrado a carico dei materiali costitutivi dell'opera. Prima del nostro intervento i mosaici del timpano si presentavano in un pessimo stato di conservazione che ne stava appunto compromettendo la stabilità. Per questo si è reso necessario intervenire per mettere in sicurezza tutte le tessere e il restauro è stato svolto dopo aver eseguito uno studio preliminare dell'opera, ovviamente, volto a capire la tecnica esecutiva e per analizzare nel dettaglio le problematiche conservative. Sappiamo che con il termine mosaico si indica una tecnica artistica usata sin dall'antichità per decorare pavimenti e pareti con frammenti di materiali diversi che potevano essere pietre dure, marmi policromi, paste vitre. Nel nostro caso il mosaico raffigurante l'incoronazione della Vergine è costituito da tessere vitre. Come vediamo semplificato nel disegno qui a sinistra, le tessere sono allettate su una malta, a sua volta applicata su uno strato preparatorio precedentemente steso per regolarizzare il supporto murario, in questo caso è costituito da mattoni. Sono state infatti riscontrate ampie aree di discontinuità, cioè di distacco, diversi livelli di profondità, sia tra le tessere e gli strati preparatori in malta, sia tra gli strati preparatori e il supporto murario, come vediamo qui in queste immagini. Il mosaico presentava molte lacune, fessurazioni e bisogna sottolineare che questi fenomeni, anche se localizzati, accelerano ovviamente i processi di degrado perché rappresentano dei punti privilegiati di infiltrazione di acqua e di agenti inquinanti. L'intervento ha poi interessato anche l'imponente cornice che corre lungo il perimetro esterno del timpano, incorniciando il mosaico. La cornice è caratterizzata da una successione di modenature, come vediamo in questa foto di dettaglio. Nella parte più esterna una sequenza di foglie d'acanto dalle cime ripiegate, nella parte mediana una serie di ovuli separate da un elemento a forma di freccetta e infine da dentelli quadrati nella fascia più interna. La cornice è realizzata in marmo finemente lavorato e cesellato, anche se sono riscontrabili numerosi inserti pertinenti ad interventi di ripristino di elementi probabilmente perduti o danneggiati in passato, costituiti da marmi diversi da conglomerati artificiali di natura cementizia. Le superfici lapidee manifestavano le tipiche forme di degrado comuni alle pietre collocate all'aperto. Si sono riscontrate infatti depositi e patine biologiche, in particolare alghe e muschi, che erano maggiormente localizzati ovviamente nei sottosquadri o comunque nelle parti dove si ha un ristagno maggiore di acqua. Saliremo un'altra volta ancora sulla cuspide centrale, certo virtualmente adesso, per condividere il lavoro insieme a voi che abbiamo portato avanti in questi mesi, le problematiche e le soluzioni che abbiamo adottato. La prima volta che abbiamo avuto appunto la possibilità di vedere da vicino i mosaici è stato nella primavera del 2014, quando appunto abbiamo eseguito un pronto intervento localizzato su alcune aree. I bendaggi che vedete sono una protezione provvisoria perché appunto le tessere erano in pericolo di caduta, stavano cadendo direttamente sulla piazza. Fino poi ad arrivare nell'estate del 2015, quando siamo intervenute con un vero e proprio intervento di restauro. È stato quindi realizzato un ponteggio a tubi giunti, dotato di un ascensore,
e di tutti quegli accorgimenti necessari appunto ad ottimizzare i tempi del cantiere. Il restauro a questo punto ha preso il via e una squadra tutta al femminile di 8 restauratrici ha conquistato la vetta più alta, arrivando a più di 50 metri di altezza. Siamo quindi intervenute su una superficie di circa 70 metri quadri. Per rendere l'idea, parliamo di un appartamento in verticale con una vista, come si vede dalla foto, meravigliosa. L'intervento è stato complesso, si è sviluppato in diverse fasi, ha avuto l'obiettivo di ripristinare le corrette condizioni conservative dell'opera nel suo insieme. Questo non significa avere la presunzione di poter impedire il suo naturale processo di invecchiamento, precisando che appunto un buon restauro ha la prerogativa di curare e mantenere l'opera nel suo insieme e come tale di tramandarla. Incrociando e valutando i dati raccolti dalla ricerca storico-artistica, dall'analisi della tecnica esecutiva, dallo studio degli interventi precedenti e soprattutto dalla verifica sul campo della situazione. Questo studio a 360 gradi ha consentito appunto di poter scegliere le metodologie operative e i materiali di intervento ottimali per questa specifica situazione, quindi anche di avere il massimo dei risultati. Iniziamo con la prima problematica che abbiamo dovuto appunto affrontare con urgenza. Ecco, la prima problematica è stata quella di mettere in sicurezza le parti pericolanti. Come potete vedere da questa mappa, costituivano una parte molto consistente della cuspide. E a questo punto era necessario prendere delle decisioni su come procedere. O potevamo staccare tutte le parti più compromesse, restaurarle a terra in laboratorio e poi riportarle sopra in quota, come poi è stato fatto negli anni 90, oppure mantenere la superficie in loco, eseguendo un attento consolidamento capillare appunto di tutti i distacchi e verificando ovviamente tutti i risultati. Abbiamo ritenuto possibile e opportuno propendere per la seconda scelta, la seconda soluzione, proprio per tutta una serie di ragioni tecniche. Entrando nel merito di qualche dettaglio, vediamo che le aree che erano appunto interessate da queste discontinuità sono state protette con delle bendature provvisorie di sostegno e le aree distaccate poi sono state consolidate tramite delle iniezioni di una malta appositamente formulata per le opere musive. Gli strati di allettamento che vedete in basso a destra sono stati consolidati con dei prodotti a base di nanoparticelle, quindi queste ridotte dimensioni molecolari consentono una penetrazione migliore del prodotto e quindi un consolidamento più efficace. Tutte le tessere distaccate o ballerine sono state fissate di nuovo alla superficie. E poi tutta la struttura è stata ulteriormente rinforzata con l'inserimento di dei perni in vetro resina, ovviamente filettati, proprio per sostenere questo grande peso. Poi ovviamente i perni sono stati coperti con delle tessere in modo tale da non essere più visibili. Siamo poi andati avanti invece con soltanto una piccola porzione di mosaico è stata necessaria staccarla perché è interessata da un grave distacco e da una deformazione non più recuperabile, quindi l'abbiamo staccata e ricollocata poi con una malta sulla superficie recuperandone la planarità. Una problematica estesa a tutta la superficie è sicuramente stato un attacco biologico che ha interessato la malta interstiziale, che quindi è stata trattata con un biocida specifico
e poi le operazioni di pulitura hanno permesso di recuperare la cromia e la brillantezza poi che caratterizza questo mosaico anche a grandi distanze delle sue paste vitree. Vediamo una parte pulita, ancora interessata da sporco a sinistra, mentre invece la parte pulita a destra. E l'effetto ovviamente, soprattutto nell'oro, è stato molto più evidente. Poi gli interstizi tra le tessere sono stati colmati con una malta formulata da noi, in modo da impedire all'acqua meteorica di infiltrarsi all'interno della struttura e di innescare quindi nuovamente tutti i processi di degrado. La reintegrazione, le aree di mosaico già cadute e quindi mancanti sono state reintegrate con le tessere antiche che abbiamo proprio recuperato dai depositi dell'Opera del Duomo. Sono state scelte ed adattate a seguito di un attento studio dell'area circostante, ci siamo avvalse anche del supporto delle foto d'archivio. E vediamo qui gli esempi del prima e del dopo la reintegrazione, che ovviamente è stata ben documentata. Avete ascoltato poco fa dall'architetto Maurizio Damiani che con una delibera del 9 aprile 1584 l'Opera del Duomo decise proprio di intervenire nel timpano centrale del Duomo e l'affidamento venne dato a questo grande pittore che è Cesare Nebbia, affiancato nell'occasione da alcuni mosaicisti. Bene, loro presentarono una relazione che è conservata, dove in qualche maniera si presentano e dicono perché a loro giudizio andava affidato a loro il lavoro. E allora hanno parlato che potevano essere più, diciamo, avere una retribuzione minore rispetto ad altri, in quanto loro avevano già lavorato in precedenza e quindi avevano dei materiali avanzati, assai, dicono. E poi dicono, sostengono di poter utilizzare una mistura da durare perpetuamente e poi aggiungono: noi abbiamo un'affezione per questo progetto, dato che siamo per la maggior parte della città. Ora le restauratrici che hanno lavorato non sono per la maggior parte della città, anche se sono diventate cittadine onorarie di Piazza del Duomo, che non è poco. Però posso davvero garantire per la loro affezione al progetto e al Duomo. Quindi grazie, grazie davvero. Allora, in conclusione di questa giornata, di questa mattinata, non posso che rifarmi a quanto già detto al momento dell'introduzione, cioè ringraziare fortemente la sovrintendenza, il Ministero e tutte le maestranze che hanno poi lavorato sul restauro. Ringraziamento in modo particolare, ripeto, al Ministero, alla sovrintendenza e alle maestranze perché e sono intervenuti direttamente. Come diceva il sottosegretario, l'onorevole Borletti Buitoni, è probabilmente uno dei primi interventi che il Ministero inizia a riproporre, a rifare dopo ben 14 anni. Dovete sapere che numerosi interventi di straordinaria manutenzione al Duomo, non solo l'ordinaria e la quotidianità della manutenzione, ma straordinaria manutenzione, sono stati fatti in questi ultimi 10 anni direttamente dall'Opera del Duomo. Appunto perché le risorse del governo centrale e del Ministero erano tali da non poter supportare interventi sul Duomo di Orvieto. Un solo intervento, quello grande di ripulitura, pulizia, disinfestazione delle pareti del Duomo esposte a nord dai licheni che le avevano completamente infestate. Bene, due diretti interventi per diverse centinaia e centinaia di migliaia di euro sostenute direttamente dall'Opera del Duomo in due annualità successive. E è un bene che i fondi rinizino ad essere messi a disposizione, non dico per l'Opera del Duomo di Orvieto come per le grandi opere del Duomo, le grandi cattedrali in Italia, perché sono dotate di risorse che bene o male consentono di affrontare i problemi nell'immediato, ma le chiese minori, i monumenti di minor rilevanza okay, che in questi ultimi anni sono stati un po', per così dire, non abbandonati ma non di diretta di diretto intervento da parte dello Stato centrale, appunto per mancanza di fondi, e questo comporta indubbiamente
la dispersione e deterioramento del patrimonio culturale che abbiamo in Italia. Quindi questo siamo veramente contenti, perché è uno dei primi interventi che lo Stato inizia a fare direttamente di finanziamento per il restauro conservativo sui grandi monumenti. Speriamo che si riprenda a fare a ripercorrere questa strada per consentire di conservare queste bellezze che da noi d'Orvieto sono qui in Piazza Duomo, ma ce le abbiamo poi in tutte le piazze d'Italia. Io voglio ricordare anche un piccolo aneddoto che abbiamo condiviso con le restauratrici. Quando appunto stavano iniziando i lavori, anche insomma, con qualche polemica, come succede sempre, come è giusto che sia. Bene, noi eravamo seduti per caso ai tavoli dello stesso bar qui in Piazza del Duomo. Loro erano al loro tavolo, io stavo al mio. E a un certo punto passa un signore, si rivolge a loro, che avevano la loro tuta bianca, quindi erano pienamente riconoscibili come restauratrice, e gli dice con grande stima e affetto: mi raccomando, fatelo bene. Ecco, io mi scuso un po' questa cosa, la perdone, ma la frase che a me mi colpì veramente tanto, e devo dire che loro è stato per me un po' il filo rosso che ci ha accompagnato fino a qui. L'hanno fatto bene.